Bentornati pur te nel mio canale, io sono come sempre Nier the Ingenier. Oggi siamo qua su The Evil Within per continuare dopo il laboratorio del cimitero, sempre con i nostri Castellanos e Joseph. Proseguiamo senza aspettare ulteriormente, con un po' di circospezione magari, anche perché sento rumori un po' molestini. Piano piano. Questo qui mi sa da muro che si rompe. Nota del laboratorio al cimitero 2. Ogni mese vengono lasciate offerte al sarcofago di pietra che il suo proprietario chiama altare. Due corpi, quattro corpi, tre corpi, cinque corpi, quattro corpi, sette corpi, sei corpi. Il cane da guardia della chiesa ha iniziato a mutare, proprio come i gemelli. Il processo è progressivo. Oggi ha divorato sei corpi e urla già per chiederne altri. Quindi quello che andremo a vedere adesso è il cagnaccio, vedrete. Nella sua brama ha iniziato a deformare sbarre e catene. Oh signore, non oso distogliere lo sguardo da quell'animale. Potrebbe scambiarmi per l'ennesima offerta. Ok, male. Fratelli, è stato bello. Guardate il cagnaccio. Con calma e circospezione. Salve Bobby. Joseph, basso. Mio Dio, quanto è grosso. Noi dobbiamo andare di qua? Sì, fratelli, andiamo via di qua prima che succeda qualcosa di... Con calmissima. No, senza luce tanto qua. Vedo una luce qua, non so se sia di qualcuno o sia... Sì, è artificiale, ok. Va bene. Quindi proseguiamo. Si è svegliato il cagnaccio? Ho questa vaga sensazione che si sia svegliato il cagnaccio e lo rompa dal di lì, ok, perfetto. Quindi non so come fare, Joseph. Riesci ad aprirlo? Ok, andiamo a svegliare il cagnaccio, bros. Oh mio Dio, che ansia. Quindi adesso che devo fare? Ah, ok. Joseph. Va bene. Ah, così, spudorato? Va bene. Dov'è il cane? L'ho già perso. Cazzo troia. Ma si nasconde nei cespugli. Figlio di puttana. Sei qua? No, sei dietro, va bene. Porca puttana, questo come cazzo lo batto? Allora, Moment. Pugno al cane. No, non morire. Allora, qua non si scappa. No, il telefono, non adesso. Allora, moment. Facciamo un giro, di qua ci passiamo. Porca miseria. Forse di lì ci passiamo. Infilati, fratello, no. Ok, con calma. Qui c'è il fratello. Porca miseria. Bisogna stanarlo dietro i cespugli.
Porca miseria. Cazzo. Spostati cane di merda. No, che si è buggato tutto. Ma si è buggato tutto. Io come faccio qui? Prendi la siringa. Come avete potuto notare, si era buggato anche la merda. Si era buggato, non riuscivo a uscire dall'angolino. E niente, quindi boh, non lo so. È un boss, direi. A tutti gli effetti proprio. Allora prendiamo subito le munizioni. Vaffanculo, mori. Dove sei? Sì, però Ross, perdonatemi se sto in silenzio, ma una cosa. Allora, vieni fratello, dai che ti aspetto. Porca miseria, mi ha preso. Nel culo! No, no, non ti buggare così però. Ok, mancato, ci siamo. Ma vaffanculo ste scatole di merda. Vai, sparagli. Nel culo. Non muore! Porca miseria! Porca! Moment! Non posso fare più niente! Andiamo di bombe a mano! Anzi, moment, va! No, così! Madonna, che culo! Preso? Ce l'ho fatta! Dai, Joseph, cioè. Peccato che non si sia vista l'animazione in cui muori il cagnaccio. No, almeno fatemi prendere il gel, dai, non fate le merde. Ah, fanculo, ah. Potevamo farlo prima. Che c'è? Sebastian, mi sono caduti gli occhiali. Cazzo. No, no.
Non ci torno dentro. Ma dai, ma vaffanculo, ma cos'è? Quindi non è morto. Torniamo poi di là. Dove sono gli occhiali? Come se ci fosse domani. Ciao cane. Vieni. Sebastian, lo distraggo mentre tu cerchi. Beh, tira le bottiglie. Sono qui, sono qui. Grande, indossa gli stessi occhiali. Vaffanculo. Tiriamo una bombetta al cane però, dai. Via. 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 Ok. Tieni, Joseph di merda. Non è solo per il Joseph. Fatto di non vedere. Sto parlando di sentirsi normale. È tutto ok. Ora però cerchiamo Kidman. Ora però ho finito le munizioni, vaffanculo. Cane di merda. Ecco, non c'è niente. Qua ho tenuto tutto quello che avevo, ma... Qui c'è un arpiaun. Voglio vedere adesso quando arriviamo al boss. Joseph, tutto per un paio d'occhiali. Infatti, mortacci tua, mortacci. Allora, diamoci uno sguardo intorno per piacere. Ovviamente non c'è nulla. Qua c'è del gel. Però il gel adesso come adesso me ne frega relativamente, perché non ho le munizioni. Col pompazzo siamo a zero. Allora, ma non c'è una beneamata minchia, quindi con Joseph andiamo dentro e la finiamo. Ah, addirittura. Capitolo 6 superato. Abbiamo battuto il super boss. Salviamo. Ah, però dovrei ucciderlo per prendere il gel. Vabbè. Ragazzi, andiamo avanti, che qua sennò ci mettiamo le ere geologiche. Ok. Capitolo successivo immediatamente, ragazzi. Immediatamente. Oddio, la tensione con quel cagnaccio era abbastanza alta, però alla fine, una volta capito il trucco... Quindi, siamo dentro la chiesa, moment, facciamo una bella preghierozza, facciamo prima un giro. Sperando che non arrivino mostri come se non ci fosse un domani. Lì, vaffandagno te, i fiammiferi, come l'ultima cosa che mi serviva. Sembrava vicino. Stai tranquillo, sono qui. Nessuno ti farà del male. Sì che era vicino. Prendi sto gel, va. Qua di sotto sono. Male, male, male. Stai con me, non c'è altro modo. Niente. Allora, Joseph. Morto Joseph, cosa ha fatto? Ehi, Joseph. Ci sei ancora? Joseph. Allora, qui ci sarà una leva da tirare su sto tavolo di merda. Frammento della mappa, no. Non c'è nessuna leva da tirare. Allora, ragazzi, senza scombussolarci l'animo. Allora, qui c'è la Madonna messa un po' così. Non so se sia la Madonna, preciso che non sono. Qua di sotto è tosta però, Qua di dietro no. Non ci sono tipo le stanzette qua di dietro, no, non c'è niente.
davanti non c'è niente. Boh, raga, io faccio un giretto. Joseph, porca puttana. Faccio un giretto a vedere se trovo qualcosa di interesting. Però non trovo veramente niente. Allora, qua in alto non c'è nulla. Chiesa maledetta. Oh, grande, ho trovato dei pallettoni. Buono. Non ti buggare, fratello, però. Due, vaffanculo, ah. Che sia questa una leva? No. E questa l'hanno spostata, per forza che l'hanno spostata. Ma chi l'ha spostata? Soprattutto come l'hanno spostata? Joseph è lì che muore. Ah, devo parlare con Joseph. Ma vaffanculo. Sebastian. Basta con sto telefono. Hai mai avuto la voglia di buttarti dalla cima di un palazzo o sotto la metropolitana? Immagina di avere quella voglia per un minuto, poi per due minuti. L'hai combattuta per tre volte, Joseph. Ora sai come fermarla. Tu non capisci. Io so che la posso fermare, Seb. Seb. Ma ho paura di non volerlo fare. Una parte di me vuole mutare. Non so perché e non posso reagire. È una cosa più profonda. È come un istinto. Sta diventando più forte. Ehi, aspetta. Forse così. Nella coppa, vai nella coppa. Dai, basta, Assassin's Creed, cos'è? Le ballerine volanti. Madonna mia, strano, che non rimanavamo da soli, strano. Vabbè, che tanto per quel che serve Joseph. Capitolo 7, il custode. Va bene, fratelli, andiamo avanti ancora 5 minuti, vediamo che cosa succede. Più che altro perché sono curioso io. Se no, se dovevo pensare al fatto dei video avrei già stoppato. Però vi voglio bene. Checkpoint. Male, 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 male. Meglio che inizi a cercare gli altri. Male, male, male. Tra un po' escono anche i cosi, escono i mostricelli. Beh, raga, facciamo un giretto qua. Abbiamo cervelli, ovviamente sempre stealth, come sempre. Vediamo se rompendo i vasi succede qualcosa. Non succede un cazzo. Lì però c'è un coso per come si prende? Non so se si prende dopo. No, questi si rompono, non succede niente.
Ah, qua si prende. Ok, facciamo prima un giro di qua a sto punto, scusa. Tanto, ah, forse sì, devo andare su di lì. Ok, facciamo un giro, qua c'è qualcosa. No, qui non c'è un Kaiser. Porca la trota. Grazie fratello, non l'avevo vista. Tutto bene, tutto bene. Salire anche di qua. Bastava mettersi accovacciati. Lì secondo me dove dobbiamo andare. O forse di qua. Forse di qua. Qui c'è. Osta, che brutta. Che brutta persona. Allora, vediamo qui qua. Che c'è qualcosa? Non c'è niente. Ma figurati, eh! Mai a ridarmi dei colpi. Figurarsi. Oh signore, che ansia! Questa. Col culo che abbiamo questa si prende vita. Allora dov'era il coso? Era qua. Dov'era? Ah, era qua, eccolo, era qui. Altre cose? No. No. Nope. Salve scheletrino, grazie. Com'è Allegro Castellagno in mezzo alle catacombe? No, mi mancavate, beh, i zombetti, mi mancavate. Uno là in fondo. Spegniamo la luce. Miseria, come ha fatto a vedermi, ciccione? Fare il culo, va. Non mi vede? Quanti cazzo siete? Vaffanculo. Ok, ci siamo. Sento più rumori molesti. Pieno. Aspetta, vedere da là se è veramente pieno. Ecco, non è pieno per un cazzo. Ottimo. Perfetto. Questi non li brucio perché tanto. Topino. Topino mio. Andiamo a vedere prima di aprire la porta. Si può aprire la porta? No, non è una porta. Ah, attenzione. Iscrizione Castellagnos anche archeologo. Cosa sta facendo? Vecchio bassorilievo. Questo bassorilievo era incastrato in una porta di pietra. Pare servisse da chiave. Ottimo, bueno. Ok. Entriamo di soppiatto come se non ci fosse un domani. Di qua che cosa c'è? Cazzo, che cosa succede? Cazzo è quella roba? Come al solito le fotografie distrutte. Quindi era tipo, non so, una sorta di premonizione della serie non entrare o ti faccio il chiulo. Qui sono 25 minuti, Cristo Ronaldo.
Nota delle catacombe, aiuto, quel suono metallico sta arrivando, scappo, ma lui mi segue, Dio aiutami, aiuto, 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 aiuto. Ok, beh, simpatico, dai, vuol dire che andremo insomma incontro a una morte molto lenta e dolorosa. Di che usare una cassaforte? 5 proiettili, questi qui possono sempre servire. Qui che cazzo è sta roba? Tieni premuto? No, non tengo premuto, mi fa paura quella roba lì. Checkpoint. Ok raga, checkpoint. Fermiamoci qua, che altrimenti diventa veramente veramente very very lunga. Quindi da Nier the Engineer, come sempre, è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate un commentino, un like, iscrivetevi al canale e condividete il video se potete. Detto questo, da Nier the Engineer è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.